Resto alla Janese, la prossima stagione saremo ancora in Serie D. È con queste parole che il presidente del club nero-verde Gabriele Giusti ha risposto in maniera definitiva ai tanti interrogativi che si sono moltiplicati nei giorni immediatamente successivi alla fine del campionato e alla vittoria dei play-off di Serie D. In ballo c'erano non soltanto il suo futuro e quello della Janese, ma anche quello della Pistoiese, più volte messa in discussione per un possibile interessamento di Giusti per la società arancione. Il prossimo anno la Janese farà la Serie D, ha dichiarato il presidente. Purtroppo non possiamo fare domanda di ammissione in C, perché di tutti i parametri che devono essere rispettati veniamo tagliati fuori dall'unico nel quale non possiamo intervenire. La nostra situazione finanziaria è in linea con le richieste e inoltre eravamo disposti a far fronte al versamento a fondo perduto necessario. Tuttavia, non avendo a disposizione uno stadio agibile per la C, non possiamo presentare la domanda di ripescaggio. Sfortunatamente, nessun tipo di deroga è concessa a chi non viene promosso direttamente. Siamo dispiaciuti, ma non ci sono soluzioni. E sul fronte pistoiese, Giusti ha chiarito la propria posizione. Nei giorni scorsi sono stato contattato dal sindaco Tomasi, ha svelato il presidente, il quale mi ha manifestato la possibilità di entrare in società in qualità di presidente. Come più volte ho detto anche a Orazio e Marco Ferrari, con i quali mi preme sottolineare ho un ottimo rapporto, la mia volontà al momento non è quella di prendere la Pistoiese. Quello che mi riserverà il futuro non lo so, di sicuro per il prossimo anno il mio percorso sportivo continuerà ad Aiana. Ringrazio tutti per gli apprezzamenti ricevuti, la fiducia dimostrata nella mia persona mi ha fatto molto piacere, ma al momento non è una scelta che posso fare. Adesso chiudiamo questo capitolo e da lunedì inizieremo a pianificare la prossima stagione della Janese.